Grazie a voi dell'invito e dell'opportunità di stare qui a ragionare insieme. Non è scontato, viviamo in un mondo dove anche trovarsi, discutere e provare a capire innanzitutto qual è la realtà rispetto a quella che ci raccontano, credo che sia un atto non scontato, perché noi viviamo anche questa proiezione maledetta di come dire, di una verità che è quella che fa comodo al potere. E, è vero che il decreto Piantedosi è il primo decreto, diciamo, nella dichiarazione di guerra contro chi si oppone a questo tipo di sistema, che è un sistema mortifero, necrofilo, che è un sistema di orrore, è un sistema, come dire, fondato sulla violenza. Per cui è un sistema che può reggere solo sulla morte. Quindi è una cosa, è questo che abbiamo di fronte, no? È vero che il decreto Piantedosi, che è quello che ci vieta, per esempio, i soccorsi multipli, faccio un esempio, o che ci fa andare a 1.000 miglia dal punto del soccorso che operiamo in mare, perché così ci tengono fuori dalla scena del Mediterraneo e ci costringono ad avere molti più giorni di interruzione dell'attività, della pratica del soccorso in mare, avviene dopo la debacle del governo a Catania. A Catania, quando arrivano la SOS, la Humanity One, SOS Mediterraneo e MSF, appena insediato il governo, questi hanno tentato di fare il respingimento direttamente dalle acque italiane, cioè da un porto italiano, respingere le persone. E non ci sono riusciti perché le navi si sono rifiutate di obbedire a questo ordine. Questo concetto della disobbedienza è un concetto fondamentale perché se no noi non ne usciamo fuori. Io lo dico molto semplicemente, ma è questo il nodo. Si sono ribellate, i comandanti si sono ribellati gli equipaggi, si sono ribellate le persone che a Catania hanno cominciato a riempire il porto ed erano tante, e se la cosa è avvenuta il lunedì, per il sabato si attendevano migliaia di persone che avrebbero sfondato quei cancelli. Ve lo posso assicurare perché sono andato anche a vederli i cancelli. Sfondato i cancelli e avrebbero costruito un meccanismo di accoglienza dal basso di fronte a quella cosa vergognosa che poi è stata riassunta in questa pornografica espressione del carico residuale usata dal ministro degli interni, che è lo stesso ministro degli interni che a Cutro ha fatto quella scena accusando le vittime di ciò che era successo. Oggi tutti noi sappiamo, c'è anche la Procura della Repubblica lo sa, quella non è stata un incidente a Cutro, è stata una scelta che ha causato più di 100 morti. Detto questo, quindi il decreto risponde a una debacle del governo in realtà, rispetto a una pratica che è quella del soccorso in mare, che comunque, nonostante tutto, dal 2015, dalla fine di Mare Nostrum, eccetera, ha visto crescere una dimensione di contropotere. Questo è interessante perché sta succedendo questa cosa qua, come è successa anche sulle rotte di terra, come è successa nella jungle di Calais, come è successa nel confine tra il Messico e gli Stati Uniti. Succede. Ci sono pratiche che non obbediscono a queste leggi mortifere, per fortuna. E questa cosa qua è l'elemento politico che spiega anche l'accanimento contro il soccorso civile in mare. In Italia c'è una situazione particolare, anche grazie a questa pressione. Guardate, Mediterraneo ha cominciato nel 2018, c'erano quattro navi, oggi sono 18 le navi della flotta civile europea, tre aerei che monitorano il Mediterraneo, un telefono che dura da 6 anni che si chiama Alarm Phone, un telefono di soccorso che fa un lavoro straordinario, 260 attivisti e attiviste nelle due sponde del Mediterraneo, cioè questo sta succedendo. C'è una dinamica grossa che sta venendo su e che sta rispondendo a questo unico mondo possibile che è quello delle morti, delle violenze, del rifiuto,
di questa cosa pazzesca per cui c'è il divieto di migrare, il divieto, cioè che non si capisce da dove venga questa idea assurda per cui uno non può andare in un posto se vuole perché ha bisogno di andare in quel posto. Dopodiché senza garantire il diritto di restare, perché c'è il divieto a migrare, ma il diritto a restare non è garantito perché i luoghi da cui partono queste persone sono devastati da noi, da politiche che ben conosciamo, eccetera, eccetera. Allora, questo per dire che cosa? Questo decreto avviene in un paese, la Guardia Costiera Italiana è l'unica Guardia Costiera del Mediterraneo sostanzialmente, perché ci mettiamo la Spagna anche dentro, salvamento marittimo spagnolo, però che in mare pareggia quello che poi succede invece nell'enclave di Ceuta e Melilla e negli accordi con il Marocco sulle deportazioni nel deserto, quindi la Spagna dobbiamo collocarla dentro questo meccanismo qua, no? L'Italia alla fine, la Guardia Costiera Italiana, sotto la pressione anche durante tutti i governi da Minniti in poi, eccetera, quindi non solo con questo, di questa pratica concreta che coinvolge migliaia e migliaia di attivisti ed attiviste, è quella che salva, perché comunque vengono soccorse migliaia di persone dalla Guardia Costiera Italiana. Qual è il problema? Il problema è che noi agiamo dentro una zona e nella fattispecie acque internazionali che viene chiamata, che viene suddivisa tra zona SAR libica e zona SAR tunisina. Allora, questo scherzo delle zone SAR, che poi si potrà approfondire, però che cosa significa? Che c'è il tentativo di, tra virgolette, torcere questo meccanismo del mare, della fluidità del mare, anche del suo carattere di essere acqua di tutti, cioè nel senso internazionale, quindi regolato addirittura da convenzioni diverse che quelle degli stati nazionali. Per esempio in Grecia questo non succede perché le acque territoriali greche e le acque territoriali turche coincidono con l'area di frontiera delle isole, per esempio, è zona militare quella. Noi possiamo andare in acque internazionali perché stiamo percorrendo un terreno che non riescono a normare dal punto di vista del divieto, perché sono acque internazionali. Questa cosa qua, che cosa li porta a dire? Queste ONG del soccorso in mare non è tanto il problema di quanto salvano, ma di che cosa dimostrano politicamente ogni volta che vanno dentro quella frontiera. Noi, il tema è destrutturare la frontiera, percorrerla, cioè questi vogliono trasformare il Mediterraneo in un fossato, il castello e c'è il fossato, cioè in una frontiera. Il fatto che sia liquido e regolato da dinamiche internazionali gli rende complicato il lavoro. Allora hanno tirato fuori sta roba delle zone SAR di competenza, di responsabilità, eccetera, ma anche questo non li aiuta. Quindi è questo per spiegare che il decreto italiano è fatto in maniera raffinata per sabotare il nostro, la nostra pratica, ma non ha potuto, tra virgolette, ci avevano provato. La roba di Catania era molto semplice, boom, non sbarca nessuno. Dopo 3 giorni sono sbarcati tutti, sulla pressione fatta da chi c'era fuori dalle navi e sulla decisione fondamentale, perché da questo dobbiamo partire, della disobbedienza. Noi non possiamo pensare di vincere questa battaglia se non violiamo queste leggi. Queste leggi vanno distrutte, la frontiera va destrutturata, bisogna aprire buchi. E quindi questo elemento qua è quello che a loro politicamente, per questo ci attaccano continuamente, ma organizzazioni come Medicine Sans Frontières, Emergency, SOS Mediterranee, di Mediterranea come dicono è il centro sociale galleggiante, ma tutte le altre sono organizzazioni giganti, no, che fanno aiuto in tutto il mondo, eccetera, attaccano anche loro, sequestrano le navi, puniscono, eccetera. Tant'è vero che ormai all'inizio noi dicevamo qua la questione è politica, perché voi siete politici, no, è la politicizzazione dell'umanitario che è il tema, perché questo tema qui è stato politicizzato dalla violenza del regime che deve trasformare in reato ciò che è una pratica naturale, per esempio aiutarsi gli uni con gli altri, aiutarsi tra di noi. Noi viviamo, noi siamo mediterranei, il Mediterraneo è casa nostra. E quindi tutti insieme, chi sta di là della sponda e chi sta di qua, devono rendere più sicuro questo mare, no un cimitero senza croci, una fossa comune gigantesca con migliaia e migliaia di donne, uomini e bambini. Allora,
Questo il nodo, però, ecco, io lo vedo su questa difficoltà del governo, una difficoltà politica, perché abbiamo resistito e siamo andati avanti. Non è solo come hanno resistito Free Farm, come hanno resistito refugees in Tunisia, refugees in Libia, che hanno fatto rifugiati e richiedenti asilo scappati da Gargaresh, dalla retata, hanno fatto un presidio per 100 giorni davanti alla sede dell'UNHCR in Libia. In Libia l'hanno fatto, quindi anche dove c'è l'inferno c'è una dinamica di possibilità. E allora questa cosa, secondo me, ovviamente noi siamo in presenza di un processo di criminalizzazione, ma siamo anche in presenza di una risposta che viene dal basso, che viene da mondi diversi tra di loro e che non accetta questo tipo di imposizione. Di questo hanno paura. Perché se noi siamo consapevoli di questo, che si può farcela, se creiamo le condizioni, se non ce la mettiamo via, io credo hanno paura. La destrutturazione della frontiera, creare dei buchi rispetto a questa rete micidiale di filo spinato, è un nodo politico, secondo me, dei nostri tempi. È una sfida che dobbiamo accettare e combattere questa battaglia.